Rivalta di Torino, comune di quasi 19.000 abitanti, è una città della seconda cintura di Torino che confina con Grugliasco, Orbassano, Beinasco e Bruino. Il castello di Rivalta, di epoca medievale, è stato costruito quasi 1.000 anni fa ed è di proprietà del comune. È visitabile dai cittadini, così come il monastero di Rivalta, altro gioiello del passato che l'amministrazione rivaltese sta recuperando con grandi sforzi, ma anche un grande obiettivo: riqualificare il centro storico e la città per renderla più bella e appetibile per i visitatori da fuori e più vivibile per i residenti. Il sindaco di Rivalta di Torino, Amalia Nairotti, è stata rieletta nel 2007 per il secondo mandato da primo cittadino ed è un politico molto conosciuto a livello regionale. Presidente dell'ANCI Piemonte, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, si batte in prima linea per il riconoscimento dell'importanza dei piccoli comuni, per impedire che questi vengano messi da parte. Donna Forte guida una giunta che, compresa lei, è a maggioranza femminile e si impegna molto sul sociale e per lo sviluppo del sistema scolastico, investendo per una riqualificazione e ristrutturazione delle scuole della città.